Buongiorno a tutti, partita contro Milano, sicuramente richiama ricordi degli scontri di un tempo, quando c'era veramente la Milano vera e la Roma vera, non perché oggi non lo siano, ma sicuramente sono due realtà diverse da quelle che hanno apprezzato i tifosi romani e a livello nazionale, sfide epiche e oggi per noi è un'altra dimensione. Andiamo a Milano con la consapevolezza di affrontare una squadra che probabilmente giocherà per vincere lo scudetto, che probabilmente giocherà per le Final Four dell'Euroleague e quindi credo che già questo sia un ottimo biglietto da visita per presentare i nostri avversari. Andiamo con grande rispetto, sapendo della loro forza, non solamente dal punto di vista tecnico, ma anche della struttura fisica, dove tranne qualche ruolo, diciamo che siamo così, un po', potremmo subire quello che è la loro fisicità. Però, insomma, come la storia dello sport insegna, non si vincono le partite con i centimetri o con il peso della bilancia, né tantomeno con il background, il pedigree di chi che sia, si vincono anche con altri elementi, con altre componenti. Ho molta fiducia di quello che ha fatto la mia squadra fino ad oggi. È ovvio che essendo una squadra giovane con poca esperienza di questo campionato, tranne rare eccezioni, ci sono dei momenti in cui siamo un po' ondivaghi nel rendimento e quindi da questo punto di vista sicuramente dovremo fare un passo avanti. Quindi, credo che non ci sia miglior palcoscenico, miglior occasione di giocare contro una grandissima squadra dove veramente per poter competere dovremo dare il massimo di noi stessi cercando di limitare in maniera totale quello che possa essere la forbice dell'errore e cercando di riuscire ad avere il più possibile un alto rendimento da più giocatori rispetto alle ultime partite. Ma della partita con Reggio Emilia direi che c'è da prendere per buone 32 minuti, 33 minuti che noi abbiamo fatto. E, è ovvio che io come sempre rivedo e rianalizzo le partite, quindi comincio da me stesso a capire quanto io non ho fatto, quanto avrei dovuto fare magari di meglio per far sì che, che la squadra non calasse di attenzione, ma già come ho spiegato l'altra settimana, siamo all'inizio della stagione e io ho necessità anche di verificare alcune cose. Quindi ho coscienza di quello che ho fatto e so anche quello che avrei potuto fare sicuramente meglio. Per quello che riguarda i giocatori l'abbiamo analizzato insieme, i giocatori hanno grande onestà nel saper riconoscere quando siamo mancanti e quando invece facciamo le cose fatte per bene. Milano, credo che quello di Avellino sia stato un episodio dove le partite vengono giocate sempre sui due fronti, quindi la verità è sempre nel mezzo. Ad Avellino, ma questo credo che bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati, quello che è stata la mia sensazione dall'esterno, che Avellino abbia messo molto del suo e Milano abbia compartecipato nel non riuscire a fare un risultato o quantomeno nel non giocare la partita, magari come avevano pensato. Milano torna da questo ottimo risultato con di Zagabria e direi che credo che una fotografia l'abbia fatta ieri sera Maliković, dando ovviamente un plauso alle qualità e alla forza di quello che è Milano e sottolineando che anche dei giocatori come ad esempio Langford che sono dei giocatori da NBA, quindi fa piacere che l'abbia detto un allenatore così prestigioso e quindi no, direi che beh, sai, se pensiamo a Giachetti che è l'undicesimo, a Chiotti che è il dodicesimo, io saressi Giachetti e Chiotti li metterei in quintetto base, quindi
ma credo non solamente io, in molte squadre andrebbero in quintetto base, quindi credo che questo dia già lo spessore e la forza e le possibilità, le potenzialità, le alternative, tutto quello che è possibile e immaginabile che possa avere una squadra come il Milan. Prego.